da casa grande già come si fa tuo tipo di effettivo a Plenato a Gazzani grande attesa e sicuramente è inutile negarlo, inutile nascondere insomma che parte con i favori dei pronostici, anche se da dire storicamente la fronte blu rosa abbastanza ha sempre vinto, però insomma sempre con dispendio e nel tempo molto maggiore rispetto alle sfide proprio alla palumbo. Infatti nel settembre scorso la Iomi si è imposta con un netto 31 a 18 e sarà così anche di più mantenendo la posizione favorevole degli scontri al Palacheope e magari si riuscirà anche a trovare le strategie per le iniziative per provare a piazzare quella che sarebbe un'impresa, permetteteci di dire, clamorosa, con tutto il rispetto e l'ammirazione ovviamente per Pianto Rosso, padrone di casa. Sono le ore 8:26, tutti i primi Eleven Sports, la casa grande, ancora una volta buonasera e buon anno a tutti coloro che ci stanno seguendo da Salerno, da Casagrande e più in generale da tutto il mondo per questa diretta riguardante ancora una volta la serie A1 Beretta di pallamano femminile, un campionato sempre più vincente, un campionato sempre più intenso, e questa sera con questo collegamento avrete modo di apprezzare due tra le interpreti maggiormente significative della massima serie 2021-2022. Ecco, intanto aspettiamo che lo speaker Aldini dia lettura qui al pubblico convenuto delle formazioni in campo e poi insomma potremo darvene a nostra volta lettura a beneficio di tutto il pubblico che ci segue su Eleven Sports. Ora le squadre raggiungono il centro del campo come da consolidato cerimoniale, ecco. Poi lì a poco spazio tutte le emozioni, spazio tutti i spunti di interesse che sicuramente questo incontro regalerà. Ci ha raggiunto intanto la nostra postazione anche Sergio Cattani, presidente della Pallamano Spallanzani Casagrande, che al solito soffre particolarmente per le gesta delle proprie la terra di Fede Biancorossa. Oggi i momenti di sofferenza sportiva non mancheranno con un'avversaria di assoluta vaglia come la Iomi. Ecco, le squadre vengono chiamate nella parte centrale del terreno di gioco, del parquet per meglio dire, di gioco, ecco, ostilità. Intanto in questi ultimi minuti il Palacheope ha avuto modo di affollarsi come giusto che sia per un'occasione di così grande prestigio. Qui a Casagrande il pubblico non manca mai, a maggior ragione non manca in questo sabato 29 gennaio, anche perché lo diciamo a beneficio anche di insomma tutti coloro che sono soliti seguire della serie a maschile, chi la Casagrande per affrontare l'università e la seconda contro il Bologna United, sfida particolarmente sicuramente delicata in chiave salvezza che dalle ore 20:45 in questo caso la diretta sarà puntualmente disponibile sulla pagina Facebook del GSD Pallamano Spallanzani Casagrande, quindi a seguire non dimenticate dalle ore 20:45 modulo a Casagrande contro Bologna United qui al Palacheope oppure sulla pagina Facebook GSD Pallamano Spallanzani Casagrande. Lo anche Casagrande, anche la è particolarmente proprio, proprio come quello del da poco vi dovrebbe ricordare il campo, tanto vengono chiamati a centrocampo anche gli arbitri Diego Ciottola e Giancarlo hanno la sfida di questa sera, ancora pochi minuti prima del via, siamo ormai vicinissimi alle ore 18:30 e intanto vi diamo lettura quindi come ampiamente promesso degli schieramenti che animeranno il confronto di ieri. Dovere di ospitalità dalla Iomi Stretto che presenta col numero 1 Elisa Ferrari, portiere col numero 3 Carmela Stellato, con il numero 4 Ilaria Dalla Costa, con il numero 6 Giulia Rossomando, con il numero 8 Giorgia Avagliano, con il numero 9 Natasha Kernic, con il numero 11 Victoria Romeo,
con il 12 Mariana Ilic, con il 13 Maria, con il 14 Valentina Martinez, Bizzotto, con il 15 Ramona Vesna Manojlovic, con il numero 18 Giuseppa Napoletano, con il 22 Katarina Tanaskovic e con il 24 Siriel Paola Lauretti Matos. Allenatrice, come abbiamo detto, è Laura Abram. Per quanto attiene invece la Casalgrande Padana, lo schieramento è il numero 1 Valentina Bonaccini, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 7 Kimei Aileen Sauser Müller, con il numero 8 Francesca Franco, con il 10 Ilenia Furlanetto, con il 12 Nadia Ayalen Bordon, con il numero 13 Sara Apostol, con il 14 Simona Artoni, con il 16 Caterina Maria Mutti, con il 18 Alessia Artoni, 19 Marianna Orlandi, con il 20 Leila Mazzizzi al debutto assoluto in prima squadra, così come la numero 21 Alexia Capucci, con il numero 26 Giulia Mattioli e con il 33 Gaia Giuseppe, al direttore Marco Agazzani. Tutte pronte per dare inizio alla contesa 18-21, rimanete su Eleven Sport. Buonasera, buon anno, sarà l'orchestra di questa partita valevole per la 14ª giornata, nonché terza della fase di ritorno. Ancora qualche istante di attesa e poi largo allo spettacolo, largo ai grandi successi della sfida di gara, partite. Manovra, vediamo Pina Napoletano che si interroga sul da farsi, l'aria dalla costa, vediamo tra l'altro questa partita giocano molte possibili pretendenti ai FIGH e Wolf, i premi che vengono attribuiti dalla federazione, ne parleremo strada facendo ovviamente, perché insomma sicuramente una visto che questa sera ci sono stati premiati, vediamo ora l'attacco a buon fine con un grande ed efficace colpo dall'alto, vittoria Romeo non fallisce, porta in avanti la Iommi, quindi 0-1 dopo appena neanche 40 secondi dall'inizio del confronto, 0-1 Salerno, e ora la Casalgrande Padana ha il complesso ma comunque fattibile compito di controbattere a quello che è stato un inizio vincente da parte della Iommi. Siamo Francesca Franco per Ilenia Furlanetto, Marianna Orlandi, vediamo Furlanetto che cerca di farsi largo nelle maglie difensive Salernitano e ti riesce con un tiro anche di pregevole fattura, e la Casalgrande che sembra pronta a togliere le catene dal fuoco della Casalgrande Padana anche in questa occasione, 1-1 quindi strada. C'è tuttavia un rigore a favore della Iommi, se ne incarica Ilaria dalla Costa, anche lei tra le candidate ai FIGH Awards, come anche Nadia Yelen Bordon che cercherà di neutralizzare il rigore e ci riesce solo però parzialmente, perché Nadia Yelen Bordon riesce a toccare di poter sventare il rigore, è carambolata comunque in fondo al sacco, riportando la Iommi in vantaggio. Quindi questo è, procediamo quindi 1-2 in questo gol un po', diciamo, possiamo dire carambolesco, ma comunque sicuramente significativo per quanto riguarda la Iommi o la Casalgrande Padana, col dente avvelenato Orlandi, vediamo Gaia Lusetti che cerca un attaccante, ma la retroguardia blu rosa non si smentisce in quanto ad attenzione, e adesso vediamo ancora Gaia Lusetti, Furlanetto cerca di orchestrare l'azione come meglio lei sa fare, Orlandi ancora per Furlanetto, attenzione non bisogna gingillarsi troppo con la sfera, invocazione da Francesca Franco che fa in parità l'andamento del 2-2, davvero molto vincente, attenzione, attenzione quello che libera Valentina Mazzotto, e così anche questa volta 2-3, quindi fasi della contesa che in questo momento vede in carica un vantaggio per 2-3, ma dal punto di vista della prospettiva di poter dare stacco alla regina sarà senz'altro, immaginiamo una molla ulteriore in più dal punto di vista motivazionale, e in linea furlanetto, ora c'è ancora Salerno in avanti con
grande come la squadra di Aina Laura Abrams a fare. C'è una realizzazione che tuttavia non viene convalidata perché ora la IOMI usufruirà di un nuovo 7 metri. Come vediamo, questa volta Ramona Vesna Manojlovic, candidata ben 3 GH vuote, scusate, contro Nadia Bordon. Vediamo, Manojlovic o Bordon, chi ha la meglio? Manojlovic. Manojlovic ancora una volta in un modo abbastanza, non vogliamo dire potuto, per poi terminare in fondo attacco alle spalle della Argentina, della Casagrande Padana. Comunque sia, 3-4, brava la Manojlovic, ma ovviamente la Casagrande Padana per Furlanetto, il tentativo di Furlanetto di farsi largo tra una difesa della Ioni molto ben schierata. Vediamo Gaio Tetti, vediamo se riuscirà a ricavare una delle sue intenzioni tipiche. Lisetti, giocatrice, ragazza sempre pesante, si conferma anche questa volta, 4-4, quando non sono passati che 5 minuti, anzi, nemmeno 5 minuti, siamo già sul 4-4, questo è quello che potremmo vedere nelle prossime fasi dell'incontro. 4-4, in questo momento la Casagrande Padana regge l'impatto contro la corazzata, anche per seguire questa di Salerno. Si fa largo si fa largo Natasha Krnic, trovata in forza alla Roma, in questa circostanza nel mezzo della difesa biancorossa. Succede comunque 4-5 per un gol che si poteva evitare probabilmente da parte della Casagrande Padana, ma comunque sia i biancorossi devono certamente lasciarsi scomporre da questa realizzazione che ha riportato in avanti Salerno. Infatti la Casagrande Padana vuole proseguire questo botte di posta continuo cui stiamo assistendo nelle fasi iniziali, con ancora Furlanetto sempre centro, sempre fulcro del gioco delle padrone di casa. La Padana rischia di perdere palla, la riconquista, ma è stato passivo, trova il tiro Francesca Franco, viene contrastata, la Padana ancora, quindi l'opportunità di colpire la rete, ma bisogna fare molto rapidamente. Con una vera filata per lei è il terzo centro per la compagine allenata Marta. Sono passati solo 6 minuti, vi lasciamo immaginare come sarà il proseguo di questo confronto qui al palazzetto Cheope di Casalgrande in via Aosta, luogo di grandi emozioni da sempre e anche questa sera lo è. Ma poi Salerno perde palla, Ramona Vesna Manojlovic, però Salerno tiene il controllo dell'azione offensiva. Attenzione, vediamo che succede. La ricerca del gol, prova penetrazione, piede in bello stile Natasha Krnic a realizzare il suo secondo centro personale. Siamo 5-6. La campagna 5-6 e ora la Casagrande Padana vuole tenacemente rimanere in partita, vuole continuare la buona intensità comunque mostrata in queste fasi iniziali. E vediamo Furlanetto, lancia Dario Lisetti, Dario Lisetti va a realizzare una rete, non diciamo, insomma, da fuori classe quasi, insomma, dall'ala, da posizione angolata quasi ala. 6-6, 7-21, ancora non si spezza l'equilibrio, veramente. Giorgio Salerno, un ragione che tutti conosciamo, ha un rendimento di campionato che tutti conosciamo e sta tenendo fede, ma per il momento almeno lo certifica anche il punteggio, ma non solo, lo certifica anche che stiamo vedendo in campo. Questo divario tra le due non si è visto. Vittoria Romeo intanto, il nuovo vantaggio salernitano, secondo tempo per lei, 6-7. Non può assistere con continuità all'immagine perché è impegnato in altre occupazioni e magari ci sta ascoltando solamente attraverso l'audio. Casagrande Padana 6, Iomi Salerno 7 e non sono ancora scoccati 10 minuti. Rete a cucchiaio di riferimento di Ilenia 7-7. Elena Laura Abram, buona parlata sopra e ragioni
perché effettivamente la Padana si è resa autrice di un inizio di grandissima sostanza, veramente tenendo testa, veramente sicuramente dimostrandosi pienamente all'altezza delle titolate blasonatissime, rinomatissime avversarie blu rosa. 7-7 quando non sono passati che 8 minuti e 15 secondi. Intanto un po' di musica durante il time out viene lanciata qui per la platea del Cheope. Riepiloghiamo fra tre centri di Tegna Furlanetto, due per Gaia Lusetti, uno a Cranio per Francesca Franco e Alessia Artoni. Invece per Salerno due reti Natasha Kernic, due reti per Vittoria Romeo e una a testa per la Coppa Valentina Martinez Bizzotto e Ramona Vesna Manojlovic. Questo è quindi il tabellino maturato qui e ha potuto di conclusioni da 7 metri entrambi a segno, mentre invece la Casalgaria non ha ancora tirato rigori. 7-7 sta campo, ecco che imposta con c'è la volontà di riflettere molto, ma del resto insomma basta leggere anche le dichiarazioni che in settimana da parte della Iomi non c'è mai stata e neanche tuttora la volontà di sottovalutare questo confronto a Casalgrande, ma intanto perde palla, poi partire in set, la Casalgrande Padana può portarsi in vantaggio, Furlanetto perde palla, la riconquista Lusetti per Furlanetto, non si vuole sbagliare perché questa palla può avere un peso decisamente rilevante anche se siamo ancora a inizio partita. Franco per Lusetti, per Furlanetto, non si vuole sbagliare. È una Casagrande Padana, potremmo definire meditativa in questi momenti. Però Lusetti, Orlandi ancora per Lusetti, si cerca una soluzione idonea. Franco per Furlanetto, vediamo se sorprenderà Furlanetto, Orlandi, Mariano Orlandi. Per Lusetti, prova il passaggio per Simone Artoni, ancora Orlandi. Attenzione, la Casagrande Padana è sotto passivo, deve provare a fare qualcosa. Francesca Franco viene contrastata, si cede la palla a Simone Artoni che va a segno sul filo del passivo. Simone Artoni, primo centro personale per lei. Il nero inferno che la caratterizza l'ha fatto vedere, l'abbiamo detto anche al posto, l'inferno, la difesa avversaria, però risponde tutto. Peppa Napoletano, un attimo per un intramuscolo di tempo la Casagrande Padana ha potuto assaporare la gioia del momentaneo vantaggio, poi Giuseppa Napoletano è subito arrivata a stemperare e a riportare la situazione in parità, ma ora scocca il decimo intanto 8-8. La Casagrande Padana ha buon gioco nel provare a riportarsi in vantaggio. È una Padana concentratissima, è una Padana anche che sa sviluppare buona efficienza, ma Salerno parte in contropiede e c'è la realizzazione parte ancora di Giuseppa Napoletano, seconda rete consecutiva. Un contropiede amministrato alla perfezione da parte della Iomi, nulla da fare per la pur brava guardiana argentina Nadia Aguilén Bordón, ma ora è la Casagrande Padana che non vuole, che vuole assolutamente attaccata al treno di questa prevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Aspetta per Lusetti contro la costa. Ancora la Casagrande Padana può procedere con il suo gioco offensivo. Furlanetto di sottomano. Gol a Michele Guerrazzi. Lì faceva così e l'ha fatto questa sera anche lei da Furlanetto 9-9. C'è un intervento intanto su anzi in contrasto per meglio dire tra Mariano Orlandi e Lucila Maria Stettler. Salerno può procedere questa è la decisione degli arbitri con un 9 metri a reimpostare tutto il gioco offensivo. Corre 9-9. Vediamo Ilaria Dalla Costa che cede la sfera a Pina Napoletano. Ecco avanti Salerno, ora procede con gioco circolare, prova la pressione Salerno con Ilaria Dalla Costa che ha servito Vittoria Romeo, la quale Romeo ha messo a segno il terzo centro personale con il tiro centrale del terzo, 9 a 10. Avvincenti in queste fasi seguita, quindi gli spettatori che stanno seguendo su Eleven Sport
spettatrici, spettatori su Eleven Sport hanno sicuramente ragione di rimanere collegati con il paracheope di via Aosta a Casalgrande ancora per molto tempo. Furlanetto è ben lunga all'essere decisa, determinata, perché con questa Casalgrande padana e con questa Iomi Salerno tutto è ancora possibile, tutto è ancora aperto. Furlanetto si alza in elevazione, ma è Elisa Ferrari eccessiva difficoltà. Orlandi cerca di Giampi, Tana, ma in legno Furlanetto anticipa per il Caleo. Furlanetto tenta di lanciare per Tanti, in quanto Natasha Kerlich è arrivata puntualmente a smorzare la potenziale gol di Mariano. Parte esterno in vantaggio e è una Iomi che ha l'opportunità in questo momento di togliere il massimo vantaggio della gara. Ci riesce infatti Kerlich, che poco fa si era distinta nel portare l'azione di Mariano Orlandi. 9-11, massimo vantaggio pubblico la vigilia dell'incontro, che la Iomi Salerno si sarebbe appunto trovata nel massimo vantaggio su 9-11 di solo due reti. Credo che il pubblico biancorosso avrebbe fatto la firma per essere sotto i due soli gol al 13° del primo tempo. Comunque vediamo il seguito, intanto c'è stato un cambio in porta, lasciare posto a Valentina Bonaccini, estremo difensore di San Ruffino nelle vicinanze di Scandiano. Grande, perde palla ancora, contro questa sfilata di Lupita Maria, c'è davvero ben poco da fare, quindi 9-12 e un Salerno che cerca, che prova a costruirsi un colpo significativo in questa gara, quindi per evitare che le più rosa scappino troppo in là, scappino troppo avanti con il punteggio parziale. Urge, è necessario che la padana trovi il gol rapidamente, in fretta e possibilmente nel modo più convincente possibile, con un'azione più corale e determinata possibile. Vediamo Gaia Lusetti per Mariano Orlandi adesso, ancora Lusetti, prova la soluzione per Simone Artoni, molto ispirata oggi Simone Artoni, anche per lei 12 in Lima, un po' lo svantaggio campionessa di carica. Conclusione di Ramona Vesna, Manojlovic, Valentina Bonaccini dice di no con il 3%, dice 12%, partiamo verso della nostra fonte di gioco. Furlanetto qui purtroppo spreca un po', purtroppo per le biancorosse spreca un tiro che avrebbe potuto conoscere il migliore, ma è comunque sempre in aria dalla costa, il piano non si prendono e quindi la Tana potrebbe di fare ulteriormente il margine di vantaggio che la separa dalle avversarie. Con Giancarlo Agazzani, la centrale germano-argentina Kimei Eilinghaus Müller, la vedete a sinistra dei vostri monitor, quindi probabilmente tutto lascia pensare che Sauso Müller sia pronta a fare il suo ingresso a breve sul parquet di gioco, ma intanto seguiamo l'azione offensiva casalgrandese. Lusetti Franco, c'è un'interruzione da parte della difesa salernitana, ma la padana può ancora procedere con 9 metri, se ne incarica Franco. Andiamo per Gaia Lusetti, prova ancora Gaia Lusetti, Mariano Orlandi, c'è un gol dei suoi. E questa volta Mariano Orlandi va, lo dobbiamo dire in maniera rocambolesca, fortunosa, ma insomma il rigore messo a segno da Salerno. Quindi Mariana Orlandi ha ancora diminuito, ha ancora limato lo svantaggio di Piacolotto, 11-12, e ora il campionato d'Italia in carica, quindi sono ancora in ambasce, perché la Casalgrande padana non ha dato alcun segno di cedimento, nemmeno quando Salerno sembrava avere preso leggermente il largo nel punteggio parziale. 16-40, Salerno prova a inventarsi qualcosa in attacco, ma perde palla, non ci tengono Tanaskovic, e dalla costa rilancia ora la Casalgrande padana con Simona Toni che schiaccia una fiondata centrale.
orchestrata 12-12, tutto da rifare, come direbbero i commentatori calcistici qualificati quando si perviene nuovamente al pregio 12-12, lo diciamo anche nella pallamano, 12-12 quando abbiamo superato ampiamente direi la metà della prima azione di gara, sicuramente avvincente, mantenendo le attese della vigilia. Non bisogna, come dicevamo all'inizio gara, lasciarsi ingannare da quelle che sono le implicazioni, le indicazioni della classifica, una classifica che peraltro si presta ancora a numerosi sconvolgimenti, ma intanto Caterina Tanaskovic porta avanti gli ospiti. Marco Agazzani chiede una sospensione su 12-13, sono passati 7 minuti e 38 secondi primo tempo. Allora cogliamo nuovamente l'occasione per riepilogare il tabellino, lo facciamo passo passo chiaramente anche a beneficio di chi sta seguendo con minore attenzione questo confronto in diretta su Eleven Sports. Comunque per la Casagrande Padana 4 le reti della capitana Ilenia Furlanetto, 3 centri per Simona Artoni, 2 per Gaia Lusetti, 1 a testa per Francesca Franco, Alessia Artoni, Marianna Orlandi. Parlando invece della Ionis, con 3 gol di Natasha Koenig, 3 gol anche per Vittoria Romeo, 2 reti per Giuseppa Napoletano e un centro a testa segnato da Ilaria Dalla Costa, Lucila Maria Stetter, Valentina Martinez Bizzotto, Ramona Vesna, Manojlovic e Katarina Tanakovic. Questo quanto... in campo quando sono le 18:51 di sabato 28 gennaio in diretta da Casagrande su Eleven Sports, per tutti voi, con tutti voi, Casagrande Padana contro Iomi Salerno. Ilenia Furlanetto, vediamo che dà qualche direttiva a Kimei Ailins outfielder, che ora pacchetta poco nell'intento di ravvivare ulteriormente l'azione, che qui può dire riparte la Casagrande Padana perché raggiungere nuovamente il pareggio permetterebbe alla Casagrande Padana di portare le successive di confronto con ulteriore, con ulteriore anche sul piano psicologico, che non è poco i frangenti. Hausmüller serve Simone Artoni, ci arriva prima Vittoria Romeo, però la palla resta tra gli artigli della Casagrande Padana, che può procedere quindi a un gioco offensivo. Franco per Furlanetto, non tira, serve ancora Franco, Kimei Ailins Hausmüller, Furlanetto cerca di divincolarsi tra le maglie della difesa, riesce a servire Hausmüller, Casagrande sotto passivo, deve tirare, è sotto passivo da parte delle biancorosse, c'è un intervento sbagliato, non viene sanzionato, si prova Napoletano, è però effettivo. Ben riuscito a Patrick Maria Stetter di poter andare a segno, secondo gol per la numero 13 del Blu Rosa e 12-14 a favore della Iomi. Qualche prestazione in giudizio degli arbitri da parte del pubblico per questa ultima azione che ha visto per protagonista anche Marianna Orlandi stoppata. Età acqua passata, Salerno con la rimessa in gioco, può ripartire alla ricerca del più 3, però Katarina Tanaskovic tira alto, non di molto alto, ma comunque alto sulla traversa, ma Salerno può ancora addivenire al gioco offensivo. C'è un tiro d'angolo perché gli arbitri hanno ravvisato una deviazione. Koenig dalla Costa a servire Tanaskovic, Tanaskovic dalla Costa, ancora un gioco molto manovrato, ma non c'è passivo ancora, però la Casagrande Padana si chiude a riccio, si chiude a lucchetto, intervento di Marianna Orlandi su Giuseppa Napoletano, 2 minuti inflitti all'ala di Veggia di Casalgrande che veste il numero 19. Anche questa decisione contestata, ma avremo modo comunque, il nostro pubblico avrà modo di farsi un'idea chiaramente attraverso i teleschermi. Rigore
a beneficio delle campionesse d'Italia. Se ne incarica Ilaria Dalla Costa contro Valentina Dalla Costa. 3 su 3 per Salerno, dai, 7 metri, 2 in si è messa a segno da Ilaria Dalla Costa. Ventesimo che è stato da pochi istanti, Casalgrande Pana, 12, Salerno 15. Questa è la situazione e ora la Casalgrande Pana è chiamato il nuovo sblocco simile a quello compiuto, a quello che è nato prima per ricucire lo strappo che anche pochi minuti fa ammontava a 3 lunghezze, proprio come in questi istanti. Vediamo Furlanetto che cerca Lusetti, Sausemüller a scaricare la palla per Franco, Sausemüller ancora, serve la sua esperienza, Lusetti cede l'incombenza ancora a Sausemüller, si fa largo e niente da fare per Mariana Illich. Prima rete di Sausemüller, entrata pochi minuti fa nel lagone, in questo lagone contro Salerno, e Valentina Bonaccini intanto si fa notare respingendo il tiro a botta sicura di Lucia Maria Stettler. La palla resta a Salerno, ma ancora grandi applausi per il giovane portiere biancorosso scandianese di San Rufino, Valentina Bonaccini. Avanti con ora l'azione blu-rosa, blu-rosa che tentano subito di raccogliere quanto poco fa non sono riuscite ad ottenere grazie all'opposizione o a causa dal punto di vista dell'opposizione di Valentina Bonaccini. C'è un tiro dall'ala di Giuseppa Napoletano, Valentina Bonaccini tocca la sfera senza però riuscire a impedire che la palla, e quindi ora per la rinuncia al che Valentina Bonaccini si è accordato di qualche lasciare spazio, quindi le biancorosse possono attaccare in 6 così come parimenti. La Iomi Salerno può schierare in questo momento 6 giocatrici di movimento. Interruzione nel gioco quando sono passati 22 minuti e 4 secondi. L'arbitro si rivolge al tavolo dei cronometristi. C'è qualcosa da dire in merito al tabellone visto il dito puntato verso l'alto dell'arbitro? Intanto qualche 2 secondi. Vabbè. Quindi sono passati nel corso della prima frazione di gioco Casalcana 13, Iomi Salerno 16, risultato che non fotografa fin qui a pieno quello che è stato l'andamento del confronto, poiché le due contendenti hanno fornito una prova sostanzialmente paritaria, almeno fino a questo momento. Francesca Franco viene ostacolata dalla retroguardia delle campionesse d'Italia e così la può usufruire di un rigore, il primo per le biancorosse questa sera, in questa serata del 29 gennaio. Ilaria Furlanetto contro Mariana Illich, guardiana croata della Iomi Salerno. Ilaria Furlanetto con la sua freddezza, con la freddezza che vuole proprio uno dai rigori per Casalgrande Padana, 1-1 anche per lei, quinto centro personale per la capitana originaria di Pontinia ma ormai casalgrandese a tutti gli effetti, di maglia e di esperienza da ormai quasi 10 anni. 23 i minuti nel corso del primo tempo, 14-16, un rigore di capitale importanza messo a segno da Ilenia Furlanetto, di capitale importanza per le biancorosse, che contribuisce a mantenere la Iomi in ambasce, una Iomi che però colpisce con un gran tiro pregevole, una pregevole intenzione di andare alla costa che fa 3, sono 3 i suoi centri personali. Francesca Franco, grande gol dall'ala per la vice capitale al volo, conclusione applauditissima dal pubblico di Biancosta, convenuto numeroso qui a Palazzetto Cheope, 15-17, sempre più emozioni, ancora emozioni. Iomi Salerno che prova a fare molto affidamento in questi minuti su Ilaria Dalla Costa, che vediamo particolarmente ispirata, e il gol messo a segno poc'anzi ne è un'ulteriore significativa riprova. Ilaria Dalla Costa a cedere per la rettina, c'è un gol che però non viene convalidato, la palla in attacco resta, non c'è, la palla resta nelle mani della Iomi Salerno, che può procedere anche se Sidiel Paola Lauretti Matos cerca di dare il suo contributo, ma Alessia Ottoni al piano di Sidiel Lauretti Matos, ora Casalgrande Padana, comunque chiede finalizzato
Cremona, ecco. Si riporta sotto, si riporta vicinissima a un passo dalle blasonate avversarie, 16-17. Che sussulti e che emozioni questa sera per la Kelp, una serata tutta pallamano che noi ricordiamo si espliciterà, continuerà anche più tardi in serata dalle ore 20:45, quando sempre qui su queste tavole la Modula Casalgrande affronterà il Bologna United per il girone B della serie A2 maschile, scontro salvezza delicatissimo, così come delicato questo scontro dalla costa, il tiro è sporcato e così Valentina di autorizza con ottima rete, netto per Stauss Müller, Mariano Orlandi, là e la sua posizione congeniale e aiuta Mariano Orlandi, centro di 17-17, ancora niente da fare per, anche per un qualche controbalzo che ha beffato Mariana Ilic, quindi 17-17, nuovo cambio in porta per la Iomi, rientra la bolognese bazzanese Elisa Ferrari per rilevare la poc'anzi menzionata Mariana Ilic. 17-17 quando mancano meno di 5 minuti, anzi meno di 4 minuti e mezzo alla conclusione del primo tempo. Vediamo l'irregolarità da parte di Salerno, con partita catalana che dal 30 può nuovamente portarsi in vantaggio, smentiti puntualmente quei pochi che si sarebbe trattato di una partita a senso unico. Ammonito intanto Marco Agazzani tra il vociare del pubblico e la Iomi Salerno con un provvedimento che dovrebbe essere spiegato. Comunque un fischiare, un fragoroso fischiare da parte del pubblico casalgrandese, ma questa è la decisione arbitrale, va rispettata come tale. Iomi Salerno può ancora quindi attaccare quando scocca in questo momento il 26esimo, 4 minuti all'intervallo. L'intervallo riepilogheremo quanto accaduto durante il primo tempo di questa gara così equilibrata. La Iomi Salerno cerca di trovare una via d'uscita, ma la Casagrande Padana è solida, granitica, per il momento non si passa. Per le salernitane serve un'invenzione personale. C'è che arriva per un'abile azione orchestrata da pallone per Valentina Matuez Bizzotto, la quale ha messo segno il suo secondo centro personale. 17-18, non cambia nulla di quanto abbiamo detto fin qui. Ma anche ci permettiamo di dire di una Casagrande Padana che sta giocando in modo coriaceo, volitivo, per nulla intimorito dai numeri che contraddistinguono le giocatrici campane. Nuova inferiorità numerica, ecco, ci sono stati inflitti 2 minuti in questo momento a Natasha Körnich, quindi vediamo. Momentanea superiorità numerica quindi per la Casagrande Padana, è un momento questo che le padrone di casa devono sfruttare a pieno, un'occasione veramente consistente per agguantare un pareggio che insomma detto fotograferebbe in maniera costumato fedele quanto si è visto fino a questo momento qui al palazzetto Cheopi di via Aosta. Simone Artoni, buona serata per lei fin qui. Furlanetto, Sauso Müller, attenzione a spazio, May Aileen Sauso Müller, finisce bene, è sfruttata la superiorità numerica. 18-18, meno di 3 minuti a termine, anzi 3 e mezzo. Questa sera valevole per la 14ª giornata, quante emozioni a ripetizione, veramente si fa quasi fatica a capire questo grande flusso di spettacolo per chi sta seguendo questa contesa così intensa. Intanto Katarina Tanaskovic riporta avanti Salerno per il 18-19, 2 minuti all'intervallo. 18-19, ma è una Casagrande Padana che non vuole affatto chiudere la prima frazione di gioco con uno svantaggio, infatti la Padana merita quantomeno il pareggio, non ce ne vogliano le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando da Salerno e dalla Campania, ma quanto si è visto
il cui è evidente e parla di notevole equilibrio. Lei ha il risultato di un abitante molto importante, molto confortante, molto significativo il suo ingresso in campo, è entrata a partita iniziale ma sono già che la Tanaskovic si oppone, qui c'è un tentativo di colpire in contropiede, un lancio lungo che non va a buon così può ripartire, ma è una casa grande patana che c'è, che ha intenzione di dare filo da Toccio e di ottenere un campo per tanti anche la tra studenti e Coppe Italia ripetutamente conquistate dalle ragazze in blu rosa. Furlanetto, una staffilata però un po' centrale che viene neutralizzata con successo da Elisa Ferrari, meno di 30 secondi al termine, molti gol anche questa sera perché siamo già insomma su 19, ancora prima del Festival di Sanremo che si svolgerà la prossima settimana. Romeo, e attenzione, meno di 10 secondi al termine, la Padana un'occasione d'oro, quella di chiudere il primo tempo in vantaggio, Simone Artoni prova la conclusione, non va a buon fine perché viene murata, ma comunque il primo tempo si conclude, ci permettiamo di dire come giusto che sia, con un risultato di parità, perfetto, parità, Casa Grande Padana 19, Iomi Salerno 19, incredibile, anzi assolutamente credibile e soprattutto vero. 19-19, le padrone di casa stanno fornendo una prova di cuore, di coraggio e di notevole efficacia contro una Iomi Salerno comunque, lo dobbiamo dire, all'altezza della propria fama. Come dico sempre, a fine partita non andate via perché avremo modo di ascoltare due voci di due tra le principali protagoniste della contesa odierna. Intanto, prima di un breve intervallo, riepiloghiamo quanto sta accadendo, quanto è accaduto durante il primo tempo. E dunque, 19-19 il risultato, nelle fila della Casalgrande Padana, 5 i gol messi a segno da Ilenia Furlanetto, 4 per Simona Artoni, 3 per Kimei Aileen Sausa-Müller, 2 per Francesca Franco, 2 per Marianna Orlandi, 2 per Gaia Lusetti e una rete per Alessia Artoni. 1 su 1 dai 7 metri e il rigore biancorosso è stato realizzato da Ilenia Furlanetto. Per quanto riguarda Salerno invece 3 gol a testa per Ilaria Dalla Costa, Natasha Kernic, Vittoria Romeo e Pina Napoletano. 2 gol Lucila Maria Stettler, Valentina Martinez Bizzotto e Katarina Tanaskovic. Una rete per Ramona Vesna Manojlovic. 3 su 3 il computo dei rigori di cui Salerno ha potuto usufruire. Grande equilibrio, emozioni, emozioni, ancora emozioni, pallamanistiche qui al Palazzetto Cheope di Casalgrande. E quindi invitiamo tutte e tutti a assolutamente rimanere collegati su Eleven Sports perché visto quello che è accaduto fin qui sarà un secondo tempo che promette veramente scintille incandescenti fino ad arrivare a un risultato che almeno per ora pare ben lungi dal scontato e già scritto e determinato. Quindi lo ripetiamo al termine del primo tempo quando sono le 19:08 minuti primi, la prima frazione di gioco si conclude sul risultato di parità. Casalgrande Padana, Iomi Salerno 19-19. Ora un breve intervallo e ci risentiamo fra circa 10 minuti sempre su Eleven Sports. A voi Milano.
portando il carro. E per adesso devi farti andare bene questo qua, perché l'altro ha dei problemi, mi dicono che sono dei problemi con l'audio. Ah, quindi... ma il problema era quindi sul microfono. Credevo sul microfono, credevamo che questo fosse il problema della mascherina. Niente, allora, un attimo che prendiamo coscienza. Possiamo ripartire? Rieccoci, ancora qui dal palazzetto Cheope di Casalgrande. Ancora una volta buonasera a chi si è collegato in visione e in ascolto soltanto in questo momento. Nicolò Rinaldi al microfono per raccontare questa sfida valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie A1 Beretta di pallamano femminile. Si stanno affrontando Casalgrande Padana e IOMI Salerno, 19-19 al termine della prima frazione di gioco. Sono le 19:15 minuti primi, diretta su Eleven Sports, sta per iniziare la seconda frazione di gioco di questa gara così avvincente. Intanto ci segnalano dalla regia che nel primo tempo c'è stato qualche piccolo problema per quanto riguarda l'audio, ora confidiamo di averlo risolto. Ci scusiamo ovviamente se vi sono stati problemi per quanto riguarda l'ascolto del nostro racconto, comunque la confidiamo di aver risolto ogni problematica al riguardo. Quindi ancora una volta buonasera, ben arrivati a chi si è sintonizzato solo a questo momento e bentornati a chi ci sta seguendo fin dal primo minuto. La seconda frazione di gioco si apre con Simona Artoni che mette a segno il suo quinto centro personale ed è in questo momento la migliore realizzatrice dell'incontro unitamente alla sua compagna di squadra nonché capitana Ilenia Furlanetto. 20-19, vantaggio Casalgrande, e ora Furlanetto procede per Francesca Franco. È una Casalgrande Padana che ha iniziato questo secondo tempo col cipiglio giusto, come già abbiamo visto del resto durante la prima frazione. Ma ora è la IOMI Salerno che riconquista palla, vediamo il contropiede ficcante che viene finalizzato dall'esperienza, dalla maestria di Lucida Maria Stettler che supera Valentina Bonaccini e riporta in parità le sorti del confronto. 20-20 quando è passato soltanto poco più di un minuto dall'inizio della seconda frazione del secondo tempo. Ricordiamo, insomma, questo qui si sta giocando per il campionato, questo è uno anzi degli incontri di cartello, ci permettiamo di dire, di questa 14ª giornata. Poi la prossima settimana, intanto gol di sottomano di Ilenia Furlanetto, ancora una volta sempre lei, sempre concreta, sempre efficace con questi gol a sottomano che ormai sono proprio gol alla Furlanetto, non soltanto gol alla Guerrazzi. Ecco, dicevamo, la prossima settimana il campionato si fermerà per lasciare il posto alla Coppa Italia che si giocherà anche in questa edizione al Pala Emilia Romagna di Salso Maggiore Terme. Di scena sia Casalgrande che Salerno, ma ne parleremo dopo. Intanto c'è un rigore a beneficio della IOMI che viene realizzato da Ilaria Dalla Costa in bello stile, niente da fare per la pur brava Valentina Bonaccini, 4 su 4 dai 7 metri per le campionesse d'Italia in carica, 4 centri personali per Ilaria Dalla Costa, 21 quelli complessivi della IOMI insieme alla Casalgrande Padana. Ancora l'equilibrio non si spezza, dicevamo, in Coppa entrambe le contendenti saranno di scena a Salso Maggiore, uno tra gli appuntamenti, manco a dirlo, più attesi dell'annata. E la Padana insegue un vero e proprio appuntamento con la storia, perché mai le biancorosse sono riuscite ad andare oltre i quarti di finale, quindi insomma il duello con Pontigna darà la stura, darà una buona occasione per provare ad infrangere questo muro e ad accedere quantomeno in semifinale. Comunque Francesca Franco usufruisce di un rigore, Francesca Franco contro Elisa Ferrari, uno scontro tra titane in cui però Francesca Franco a prevalere 2 su 2 dai 7 metri per la Padana, e Padana in vantaggio 22-21. Salerno
non vuole perdere contatto con la partita, ma c'è un palo tuttavia che viene colpito dalle Blu Rosa, e così la Padana può ripartire in avanti per, provando così e così l'opportunità di centrare il doppio vantaggio. Attenzione, fasi nevralgiche, fasi molto complesse, fasi, ci permettiamo di dire, giustamente, comprensibilmente concitate del confronto, di questo confronto che così tanto sta scaldando gli animi sia di chi è in campo, sia di chi sta seguendo, sia in tribuna, ma anche su Eleven Sports. 22-21 con la Padana in avanti. È una Casagrande Padana che vuole procedere con una politica dei piccoli passi, non vuole assolutamente, insomma, lasciare spazio a tiri affrettati. Infatti fin qui abbiamo visto nella formazione biancorossa una quantità di palloni persi, di occasioni, di occasioni buttate via, decisamente molto inferiore rispetto a quella di tante altre uscite. Quest'anno c'è un'infrazione commessa da Natasha Kurnic e così la Padana può ripartire, ma Vittoria Romeo arriva ad arpionare e a riprendere possesso del pallone, permettendo così alla Iomi di ripartire. Non cambia fin qui il punteggio, ma ha tanti sbagli e controsbagli che hanno rilanciato comunque la Iomi in attacco alla ricerca del pari. Vediamo le Blu Rosa che cercano di divincolarsi in mezzo alle difficili maglie della difesa biancorossa. Ilaria Dalla Costa non riesce a far filtrare il pallone a beneficio delle compagne di squadra, e così la Padana può ripartire nella propria azione, cercando di mantenere la stessa concretezza mostrata fin qui. Ci riesce grazie a una Marianna Orlandi che va a colpire dall'ala, terzo centro personale per lei quando siamo sul 23-21. La Salerno prova a colpire, ci prova Ilaria Dalla Costa che già da parecchi minuti è il principale perno del gioco salernitano. Non riesce, in questo caso non è l'intento, ma Kimei Eileen Sausmüller nelle file biancorosse viene allontanata dal campo e non potrà giocare per i prossimi 120 secondi. Una perdita di non poco conto per la formazione allenata da Marco Agazzani, che fin qui aveva trovato in Kimei Eileen Sausmüller una grande sponda, una sponda molto efficace per l'attuazione del proprio gioco. Infatti, manco a dirlo, Vittoria Romeo va a siglare il 23-22, quindi Salerno sempre indietro, ma Vittoria Romeo ha permesso alle sue compagne di squadra di dimezzare le lunghezze di svantaggio. Comunque la Padana sempre ancora avanti, 23-22, quando siamo al quinto minuto e 35, e poi, come detto, lo ripetiamo ancora una volta per chi prima non avesse ascoltato, dopo la partita non andate via perché avremo modo di ascoltare due voci da parte di altrettante protagoniste di questo incontro, vi diremo più tardi chi saranno, e insomma ci sarà molto da dire, ci saranno spunti interessanti da raccontare, e considerando quanto sta accadendo. Intanto Francesca Franco, quarta realizzazione, quarto centro personale, 24-22, Francesca Franco entusiasma il pubblico bianco-rosso, ma la risposta di Lucia Maria Stetter è pronta, anche se in questo caso Valentina Bonaccini era riuscita a toccare, a diteggiare il pallone senza tuttavia impedire che la sfera finisse in fondo al sacco. Quindi 24-23, rimaniamo sempre comunque sull'orbita di un grande equilibrio, ma se per la Iomi Salerno giocare bene e giocare con grande intensità è un'abitudine, lo è anche per la Casagrande Padana, ma possiamo dire fin qui senza grosso timore di smentita che per la formazione di casa questa è, almeno fino a questo momento, una tra le migliori prove stagionali, se non addirittura la migliore di quelle fornite in questo campionato. Intanto però la Padana perde palla, permettendo così a Salerno, ma Ilenia Furanetto riconquista il pallone e realizza con un lancio lungo da manuale che non lascia scampo al portiere croato delle Blu Rosa, Mariana Ilic. 25-23, astuta e precisa Ilenia Furlanetto, che ha fatto primiera, potremmo dire, sono 7 i suoi centri, e questo è stato ovviamente un lancio lungo, un gol che alcuni potrebbero definire di rapina, ma nella pallamano ci sta anche questo. Ora Salerno prova a... Salerno resta tenacemente attaccata alla partita con Lucia Maria Stettler, di grande efficacia, di grande slancio in questi ultimi minuti, 25-24, ma insomma ci sono tanti segnali che sembrano propendere a favore della Casagrande Padana, che sembra avere ancora le energie
sia fisiche sia mentali, per continuare a reggere egregiamente il confronto con le blasonate, con le titolate, con le forti avversarie arrivate dalla Campania. Un saluto ancora a quanti ci seguono da Salerno, dalla Campania, ed Ezio da Casalgrande, dall'Emilia tutta, più in generale tutti coloro che questa sera non possono essere qui al Palacheope insieme a noi, ma comunque sono idealmente con noi attraverso Ilenia Sports. Vediamo, Ilenia Furlanetto vuole impostare un gioco intelligente come suo solito, Francesca Franco prova a concludere in rete, viene tuttavia contrastata da Ilaria Dalla Costa, quindi è la padana a poter rimanere ancora in avanti per cercare di allargare il proprio margine. Chimay Alinsauso Müller che intanto è rientrata, Orlandi, Furlanetto, aggira bene, Simona Artoni, molto ispirata stasera per Mariana Orlandi, attenzione, la padana è sotto passivo, deve inventarsi qualcosa in tempi molto rapidi e con efficacia. Furlanetto si alza, conclude, ma il pallone va a spegnersi alto sulla traversa della porta difesa da Mariana Ilic. Non cambia il punteggio, 25-24, potrebbe cambiare ora. Ilenia Furlanetto, due minuti alla capitana che ha contrastato Lucia Maria Stettler in fase di tiro, ha contrastato in modo visibile, due minuti quindi purtroppo per le padrone di casa che nei prossimi 120 secondi dovranno fare a meno della giocatrice, della loro giocatrice simbolo, ma una padana non intenta, non inclina a farsi scoraggiare. Rigore Dalla Costa contro Bonaccini, vediamo chi ha la meglio, Ilaria Dalla Costa ha la meglio con un cucchiaio che non dà scampo alla pur bravissima Valentina Bonaccini, 5 su 5, quindi squadre fin qui perfette per quanto riguarda le conclusioni dai 7 metri, entrambe non hanno accumulato ancora errori, 5 su 5 per la Iomi Salerno e 2 su 2 per quanto attiene invece alla Casalgrande Padana. Stiamo veleggiando verso il decimo, in perfetta parità, 25-25, ma fino a pochi istanti fa la padana è davanti di due lunghezze. È una gara molto altalenante, una gara ricca di emozioni, una gara ricca di sussulti. Rimanete su Eleven Sport. Simona Artoni cerca di farsi largo, trova una difesa molto arcigna che ormai ha imparato a conoscere le potenzialità dell'ala centrale biancorossa. Alessia Artoni per Chimay Alinsauso Müller, Franco scocca il decimo, 25-25, Franco con la sua esperienza, Francesca Franco prova a farsi largo nel fortino salernitano, non ci riesce del tutto, ma la palla è ancora alla padana. Lusetti, Gaia Lusetti prova a replicare i fasti del primo tempo, ma la palla torna nelle mani della Iomi Salerno che può così tornare in vantaggio. Attenzione, c'è la conclusione di Valentina Martinez Bizzotto, Valentina Bonaccini riesce a ipnotizzare al numero 14 Blu Rosa impedendole di trovare la via della rete, ma Salerno usufruisce di un rigore per il quale rientra Nadia Ayelen Bordon, quindi sarà ancora, ecco, presumiamo, visto che ha il pallone tra le mani, Ilaria Dalla Costa a incaricarsi di questo 7 metri, ma ora c'è Nadia Ayelen Bordon contro di lei. Dalla Costa Bordon, vediamo il duello, Dalla Costa Bordon, Dalla Costa, ancora la meglio, sesto centro per lei, 6 su 6 per Salerno ai rigori, 25-26, ma tra poco tornerà in campo Ilenia Furlanetto, preziosissima per la padana. Intanto questi giocatori che state probabilmente vedendo insomma a bordo campo sono i ragazzi del Bologna United che a partire dalle 20.45 affronteranno la Modula Casalgrande in occasione del campionato di Serie A2 maschile, fischio d'inizio alle 20.45, diretta sulla pagina Facebook del GSD Pallamano Spallanzani Casalgrande. Quella però è un'altra storia, sono altre argomentazioni, adesso c'è da seguire fino in fondo quello che accade qui con Salerno che ha rimesso il naso avanti ma solo per una lunghezza, 25-26. Peraltro è uno scontro questo che potenzialmente potrebbe ripetersi in Coppa Italia anche a Sasso Maggiore, visto che entrambe ne sono coinvolte. Gaia Lusetti va a realizzare un gol, il gol che non ti aspetti, Gaia Lusetti, e c'è anche la rima, chiediamo scusa per il gioco di parole, ma in questo caso ci sta e ci sta ampiamente, con Gaia che trova il suo terzo gol individuale, 26-26, e insomma anche i giocatori del Bologna United, così come quelli della Modula, che stanno seguendo in tribuna questo confronto, non avranno certo di che annoiarsi. Allora Salerno prova
la conclusione di Ramona Vesna Manojlovic, che viene smorzata dalla retroguardia biancorossa e la palla finisce in angolo, angolo del quale si incarica Giuseppa Pina Napoletano. Salerno vuole impostare, è consapevole ormai che questa vittoria andrà su, questa eventuale vittoria andrà sudata fino in fondo, non è affatto la squadra Materasso, quella squadra a tratti inerme, a tratti molto, ecco, timorosa, che a settembre nel confronto di andata aveva nettamente ceduto al Palapalumbo di Salerno. Qui il copione è ben differente, c'è un time out, no, c'è un time out che viene richiesto da Elena Laura Avram sul 26-26, quando sono passati 12 minuti e 38 secondi nel corso della seconda frazione di gioco, 19 e 29 minuti primi in questo è l'orario in tempo reale qui a Palazzetto Cheope di Casalgrande. Ricordiamo, approfittando di questa breve pausa, il programma della Coppa Italia nei quarti di finale. La IOMI Salerno scenderà in campo per la gara secca, che è appunto valevole per i quarti, giovedì prossimo 3 febbraio. Nella fattispecie la formazione campana affronterà il Cellini Padova a partire dalle ore 14 giovedì 3 febbraio. Venerdì 4 invece sarà la volta della Casalgrande Padana, che sfiderà la Cassa Rurale Pontigna sempre a partire dalle ore 14. Ovviamente tutte le partite saranno disponibili in diretta su Eleven Sports, e comunque la federazione FGH sarà sempre pronta ad aggiornare tutti gli appassionati attraverso i suoi abituali canali. Comunque, quarti di finale di Coppa Italia, lo ripetiamo, giovedì 3 febbraio Salerno-Padova dalle ore 14, venerdì 4 febbraio Pontinia-Casalgrande-Padana sempre dalle ore 14, tutto questo al Pala Emilia Romagna di Salso Maggiore Terme, poco lontano da qui, in provincia di Parma, poco lontano da dove vi stiamo parlando. Intanto c'è la realizzazione della numero 18 Pina Napoletano, che colpisce dall'ala riportando avanti Salerno 26-27, ma è ben lungi dall'essere finita. Comunque vada, insomma, intanto c'è un cambio in porta nelle file biancorosse, e Nadia Ayelen Bordon si riappropria della posizione abituale tra i pali. Vediamo, Orlandi cerca di servire Alessia Artoni, ci riesce, gioco fermato, ma è la Padana comunque che ha ancora in mano il pallino offensivo. E intanto è rientrata anche Ilenia Furlanetto, gran bella notizia per la formazione ceramica. E Mariano Orlandi sbatte purtroppo per lei e per i suoi compagni di squadra sul muro della difesa di Iomi, così Salerno può ripartire per avvantaggiarsi ulteriormente. Attenzione a questa conclusione di Valentina Martinez Bizzotto, che non dà scampo a Nadia Ayelen Bordon, 26-28, quindi Iomi che rimette il naso avanti. Comunque, se consideriamo che nel primo tempo la Padana era stata capace di riassettare e di ricucire uno strappo che era arrivato anche alle tre lunghezze, di certo non possiamo ancora considerare chiusa questa contesa qui al Palacheope. Sauso Müller, tanto Orlandi per Sauso Müller, Ilenia Furlanetto, Sauso Müller ancora per Francesca Franco, che prova la conclusione, respinge Ilic, ma viene contrastata, c'è rigore a favore della Padana, di una Padana che non molla. Ilenia Furlanetto proverà a sorprendere ancora una volta Mariana Ilic, specialista dai 7 metri, capitana. Ilenia Furlanetto realizza con un tiro millimetrico che va a depositarsi nell'angolino basso a sinistra di Mariana Ilic, e continua il 100% dai 7 metri per ambo le squadre. Vediamo Salerno ora che realizza dall'ala con Vittoria Romeo, 27-29, ma che partita ragazzi e ragazze, 27-29. Vediamo Sauso Müller adesso per Francesca Franco, si rivincola Sauso Müller, ma la palla, il gioco interrotto, la palla resta alla Casalgrande Padana, una Casalgrande Padana che non vuole mollare, che ci crede e ne ha tutte le ragioni, perché fin qui ha fornito una prestazione più che mai all'altezza del contesto, della situazione, del blasone avversario. Sauso Müller si divincola tra le maglie difensive salernitane, non va a segno ma prende un rigore, quindi nuovo 7 metri per le giocatrici di casa. Ilenia Furlanetto sarà ancora incaricata
di provare a realizzare questo rigore pesantissimo, perché chiaramente con il passare dei minuti ogni azione, ogni singolo pallone acquisisce un'importanza sempre più roboante e capitale. Ilenia Furlanetto contro Elisa Ferrari, Ilenia Furlanetto non sbaglia, 9 i suoi centri, 4 su 4 dai 7 metri per la Casagrande Padana, e ben inteso anche per Ilenia Furlanetto che ha realizzato tutti i 7 metri biancorossi. Intanto può ripartire la Casagrande Padana dopo questo errore della Iommi con lancio lungo per Marianna Orlandi, che lanciata da Ilenia Furlanetto va a mettere a segno un gol veramente da manuale. Due minuti intanto nelle file della Iommi inflitti a Giuseppe Napoletano, non è una gran bella notizia questa per le Blu Rosa. Blu Rosa che infatti adesso rinunciano al portiere per inserire una giocatrice in più di movimento, segnatamente si tratta di Siriel Paola Lauretti Matos. 29-29 quando sono le 19:34 minuti primi, 16 minuti e 3 secondi disputati nel corso della ripresa. Veramente si pensava che la contesa sarebbe stata, diciamo, molto meno semplice da decifrare, ecco, rispetto a quanto la classifica avrebbe potuto lasciare intendere, ma queste fasi, questi momenti erano difficilmente pronosticabili, questi momenti così intensi. E allora però intanto Valentina Martinez Bizzotto realizza indisturbata il 30° punto salernitano, ma la Casagrande Padana è ancora lì, è ancora lì, e vuole, a questo punto cerca di ottenere in ogni modo i due punti. C'è Marco Agazzani che chiama time out, e probabilmente è un time out chiamato nel momento più opportuno, perché ci stiamo avvicinando a fasi a dir poco nevralgiche di questo incontro, perché è vero che la Casagrande Padana ha un appuntamento con la storia la prossima settimana in Coppa, ma se si dovesse riuscire a ottenere la vittoria o quantomeno un pareggio contro Salerno, sarebbe parimenti un risultato memorabile. Un breve aggiornamento intanto sull'agenda del campionato, ecco che riprenderà per quanto riguarda Salerno il prossimo 15 febbraio dalle ore 20 con, anzi no pardon, che riprenderà per Salerno sabato 12 febbraio dalle ore 18:30 con la sfida di alta quota sul parquet patavino della Ali Best Espresso Mestrino, mentre a seguire il 15 febbraio le Blu Rosa saranno di scena a Mezzocolonna per disputare il recupero contro la compagine trentina. La Casagrande Padana invece, dopo la Coppa Italia, tornerà ad affacciarsi sul palcoscenico del campionato il prossimo 8 febbraio dalle ore 19:30, quando si giocherà al Palaboschetto di Ferrara il recupero contro le padrone di casa dell'Ariosto, e a seguire sabato 12 febbraio ci ritroveremo ancora qui su Eleven Sport per raccontarvi la sfida interna tra la Padana e le Guerriere Malo, che avrà inizio al consueto orario qui a Casalgrande delle ore 18:30. Time out finito, è stato appena il tempo per relazionarvi sull'agenda delle protagoniste di questa sera, che è già ora di riprendere la corsa. Simona Artoni prova a spiazzare e Mariana Ilic non vi riesce, infatti Ilic questa volta si distingue in modo mirabile neutralizzando una conclusione non facile da sventare da parte della numero 14 biancorossa. Riparte Salerno, da ora in avanti ogni pallone ha un peso decisamente notevole, lo ribadiamo, ma la Iommi sbaglia, Francesca Franco prova con un lancio lungo a centrare, ad andare a bersaglio, e ci riesce. Il lancio lungo di Francesca Franco a porta sguarnita, simile a quello che prima ha visto per artefice Ilenia Furlanetto. 30-30, quanti gol questa sera, e soprattutto quanti sussulti per una grandiosa serata di pallamano a Casagrande, grandiosa comunque vada, perché questa è una vera festa della pallamano questa sera qui al Palazzetto Cheope. Iommi ancora in avanti, però questa volta il tentativo di Lauretti Matos viene respinto da Nadia Yelen Bordon. Gli arbitri assegnano ora però un rigore alla Iommi Salerno, decisione contestata da parte del pubblico, ma così è, lo ripetiamo, la direzione di gara, i provvedimenti che prende devono essere accettati come tali. Ilaria Dalla Costa contro Nadia Yelen Bordon, Ilaria Dalla Costa è un po' come Ilenia Furlanetto, infallibile dai 7 metri.
e quindi 30 a 31 quando mancano poco più di 11 minuti al termine delle ostilità. Casagrande Padana con Sauso Müller, Furlanetto, Sauso Müller cede l'incombenza, Furlanetto che però non aggancia il pallone, questa è stata una svista grave, grave per le padrone di casa. Ryomi riparte, ma Alessio Toni si riappropria coraggiosamente del pallone e astutamente può ripartire in linea Furlanetto per Mariana Orlandi che col cucchiaio va a rifissare il punteggio sul pari 31 a 31. Allora, lo diciamo adesso, a fine partita sentiremo Simona Artoni, la frizzante, spumeggiante Simona Artoni per la Casagrande Padana, e invece per quanto attiene la Ryomi Salerno avremo l'occasione di appunto parlare con l'allenatrice Elena Laura Abram. Intanto Ilaria Dalla Costa lascia partire un tiro a carambola che beffa Nadia Ayelen Bordon, Ryomi ancora avanti, ma c'è ancora da sudare parecchio, non soltanto a giocare ma anche a seguire questa partita, perché veramente è uno tra i confronti non solo migliori ma anche più interessanti tra quelli che la Casagrande Padana ha disputato quest'anno, e crediamo anche che sia lo stesso anche per la Ryomi. Furlanetto, vediamo Simona Artoni, va a realizzare un gol che aveva quasi nell'impossibile Simona Artoni, è il suo sesto personale, dopo ne parleremo anche con lei. 10 minuti al termine, 32 a 32, e non so se mi spiego. 32 a 32, questa è la situazione, ora una Salerno che prova ad affrontare un fortino casalgrandese che però si sta dimostrando fin qui piuttosto solido, ma Ramona Vesna Manojlovic, candidata a 3 FGH World, realizza il suo secondo punto personale, 32 a 33, la Padana deve controbattere subito perché le biancorosse hanno davanti a loro un'occasione davvero indimenticabile, quella di dare scacco alla fuoriserie, alla corazzata della pallavano italiana, la Ryomi Salerno. Sauso Müller, molto vivace stasera, Franco per Ilenia Furlanetto che realizza in bello stile e va in doppia cifra, 10 i suoi punti, miglior realizzatrice dell'incontro. Nadia Ayelen Bordon neutralizza in modo rocambolesco questa ulteriore conclusione, mentre Simona Artoni va a centrare la settima realizzazione. Casagrande Padana avanti, il pubblico casalgrandese, pur sempre molto fiducioso nei confronti delle proprie beniamine, non sembra credere ai propri occhi. 34 Padana, 33 Ryomi. Che serata, ma che sera, verrebbe da citare l'indimenticata Raffaella Carrà, uno del titolo dei suoi tanti meravigliosi varietà, che ben si attaglia a quanto stiamo osservando in questa serata. Ma che sera, e insegnatamente ma che sera qui a Palazzetto Cheope di Casalgrande, quando sono le 19.42, minuti primi, siamo in diretta su Eleven Sport, 8 minuti al termine, con Salerno in avanti. Salerno che non vuole perdere la brillantezza che le è propria, Sauso Müller ferma bene Natasha Kernic, la palla resta nelle mani di Salerno, ma il tempo scorre e la Padana è avanti. Dalla Costa, attenzione Dalla Costa, che non si fa sfuggire, Ilaria Dalla Costa, candidata a sua volta anche lei ai FGH World, come sul fronte biancorosso lo sono anche Ilenia Furlanetto e Nadia Ayelen Bordon, si è votato in settimana dopo che i tecnici del massimo campionato hanno effettuato una prima scrematura sulle nomination, sulle candidature, e quindi tra poco sapremo chi saranno le giocatrici vittoriose. Sia la Casagrande Padana che la Ryomi possono quindi portare a casa questi prestigiosi premi individuali, ma intanto le biancorosse davanti, Sauso Müller viene contrastata, ma gli arbitri restituiscono la palla alla Ryomi, che può ripartire quando mancano poco più di 7 minuti al termine. Ilenia Furlanetto incredula per questa decisione, ma vediamo che succede, perché qui è tutto molto fluido, è tutto molto in divenire. No, la palla è della Casagrande Padana, la direzione di gara cambia idea, c'è un 9 metri per la Padana, nonostante il disappunto di Ilaria Dalla Costa, che immaginiamo stia esprimendo nei confronti dell'arbitro, disappunto anche da parte di Vittoria Romeo,
ma la direzione di gara sembra a questo punto decisamente orientata a concedere i 9 metri alle biancorosse, come francamente ci passo giusto dalla nostra postazione. Ora vediamo. No, palla Salerno, boh. Vabbè, l'importante però è prendere una decisione, eh. Boh. Pari. Pari con Salerno in avanti, queste fasi ultime fasi piuttosto concitate, e Vittoria Romeo realizza il suo sesto centro personale che li porta avanti da Iomi, ma la Casagrande Padana deve rispondere necessariamente. Una partita che entrambe le squadre hanno vissuto, stanno vivendo con notevole intensità, e il risultato è ancora in bilico. Siamo in diretta sempre su Eleven Sports, che segue come d'abitudine tutte le partite del massimo campionato di pallamano femminile, Serie A1 Beretta. Furlanetto si alza per Sausermüller. Sausermüller prova a intrufolarsi nelle maglie difensive, viene contrastata, ancora lei può ripartire, Sausermüller. Gli arbitri distanziano bene, Alessia Toni, Sausermüller per Furlanetto, prova ad alzarsi per tirare, cede ad Alessia Toni, Marianna Orlandi, Sausermüller. Bel giro per Nicole Giambetti, ne è entrata dall'ala, l'esperta ala casalgrandese, porta di nuovo i conti in parità, 35-35, con la Salerno. Alessia Toni interviene sulla palla, e non su Natasha Kermich, comunque la palla è sempre nelle mani della Iomi. Kermich, avanti per Vittoria Romeo, Kermich. Dalla Costa, la Costa è veramente, ci azzardiamo a dire, tra le migliori se non la migliore in campo, tra le blu rosa. Vediamo ancora Kermich che viene contrastata da Sausermüller. 2 minuti per Chimei Agli, Sausermüller, un macigno sulla Casagrande Padana. Sausermüller che, lo ricordiamo, è intervenuta su una pina napoletano che potenzialmente avrebbe potuto tirare. E quindi ora c'è, oltre ai 2 minuti per la centrale germano-argentina, anche il rigore a favore di Salerno, con l'aria dalla Costa, fin qui infallibile dai 7 metri. L'aria dalla Costa, Nadia Ayelen Bordon deve compiere un miracolo per la Casagrande Padana. Vediamo dalla Costa, doppia cifra anche per lei, raggiunge così Ilenia Furlanetto, 8 su 8 ai rigori, 35 Casagrande Padana, 36 Iomi Salerno. Gara intensa come non mai. Ora chiaramente si inizia a sentire un certo deficit anche dal punto di vista delle energie, dal punto di vista delle forze, ma la Padana ha tutta l'intenzione di andare fino in fondo nel cercare questa sua impresa, e nel contempo la Iomi Salerno ha il chiaro intento di cogliere una vittoria comunque, che comunque sarebbe molto sofferta. Francesca Franco aggira la difesa, Furlanetto realizza e a 11 gol si riprende momentaneamente lo scettro di miglior realizzatrice del confronto. Palla ancora per Salerno quando siamo sul 36-36 e mancano in questo momento 4 minuti al termine, 36-36. Kornic. Irregolarità da parte di Salerno, la Casagrande Padana ha un'occasione memorabile ora, quella di portarsi in vantaggio quando mancano poco più di 3 minuti alla conclusione delle ostilità. 36-36, signore e signori, una serata straordinaria qui al Palacheope, vedremo per chi in particolare lo sarà straordinaria. Di certo un pareggio, considerando, voglio dire, come con quelli che erano e sono i rapporti di forza in classifica, premierebbe di più le biancorosse, ma a questo punto insomma è chiaro che la ricerca della vittoria sia una stella polare per entrambe le contendenti. Intanto Alessia Toni non va a segno, ma Giambetti porta via la sfera a Vittoria Romeo, sfera che comunque viene restituita alle blu rosa. Natasha Kermich,
col numero 9 dalla Costa per Manojlovic. Manojlovic che ha sofferto, ottima giocatrice questa sera, forse un po' sofferto le manovre casalgrandesi. Vediamo, c'è la realizzazione che arriva puntuale per Salerno da parte di, manco a dirlo, Ilaria Dalla Costa, 11 i suoi centri. Vediamo, Giusetti, Sausemüller, c'è ancora il tempo perché possa succedere ogni cosa. Poco più di due minuti, Sausemüller, Franco. La Casagrande Padana che vuole comunque riflettere, non si sta facendo prendere dalla nevrosi, dal nervosismo del tempo che passa, che scorre inesorabile, che ci avvicina alla conclusione della gara. Marianna Orlandi per Furlanetto, Sausemüller, gira all'ala per Giombetti, ma questa volta Elisa Ferrari ci arriva. 36-37, Salerno ha nelle mani il colpo del KO. Vediamo il tiro dall'ala di Vittoria Romeo che però si stampa sulla traversa, quindi questo mantiene in gioco le speranze biancorosse. Alessio Attoni, un'altra possibilità quindi per la Padana di uscire quantomeno indenne da questo confronto che in tanti davano già comunque assegnato a Salerno in maniera molto più in maniera piuttosto probabile. Franco, Sausemüller, Alessio Attoni, Franco, Furlanetto, vediamo se sarà ancora lei. Franco non aggancia ma poi riconquista la sfera. Marianna Orlandi per Francesca Franco, Furlanetto non va a botta sicura. Salerno riparte con Ramona Manojlovic ma la palla è ancora tra le mani della Padana. Alessio Attoni per Sausemüller, Furlanetto, Chimei, Sausemüller, Franco, Francesca Franco, ma il tiro è piuttosto debole. Elisa Ferrari ci arriva. 36-37, Salerno, nuovo colpo del KO tra le mani delle Blu Rosa e che mettono a segno in effetti con Giuseppa Napoletano. E ora due lunghezze di vantaggio per Salerno quando mancano meno di 30 secondi al termine. Possiamo dire a questo punto che la Iomi Salerno ha espugnato il paracheope di Casalgrande. Gol di Ilenia Furlanetto, 12° centro, che lascia un pochino accese. Casagrande dice fate presto, stop, time out richiesto da Elena Laura Avram. Bene, noi poco fa abbiamo decretato il successo della Iomi, ma a ben guardare questo gol di Ilenia Furlanetto ha rimesso in discussione un po' tutto, perché teoricamente quando mancano 14 secondi alla conclusione e Salerno ancora in vantaggio, ancora un punto di vantaggio, c'è ancora, volendo, uno sprazzo a favore del padrone di casa per provare a ottenere quantomeno un pareggio. Quindi su Eleven Sports alle 19.51, fasi ancora da seguire. Un pareggio che non ce ne vogliono, non ce ne voglia il pubblico campano, sarebbe comunque speculare e racconterebbe sicuramente in maniera molto più fedele quanto si è visto questa sera qui sulle tavole di Casalgrande. 37-38, ricordiamo fine partita, parleremo con Simona Ottoni per la Padana e con Elena Laura Avram per Salerno. 37-38, 14 secondi diciamo dalla partita X2, tanto per usare un termine del totocalcio. Se la Padana riuscirà a riconquistare la sfera in tempo utile potrebbe ancora avvizzare, ma il tempo passa, 2 secondi, 2, 1, e la Padana non riesce nell'intento, non riesce nell'intento, e così si chiude al palazzetto Cheope questa contesa valevole per la 14ª giornata della serie A1 Beretta di pallamano femminile. La Iomi Salerno al termine di una gara rocambolesca, al termine di una gara intensissima, al termine di una gara senza esclusione di colpi, ha prevalso sulla Casagrande Padana ma soltanto per una lunghezza di margine. 37-38 il punteggio conclusivo. Complimenti alla Iomi Salerno per il successo, ma grandi applausi anche per questa Casalgrande Padana che ha gettato davvero il cuore oltre l'ostacolo, fornendo una prova che è arrivata a un passo dall'essere, dal risultare memorabile. Ora, prima di ascoltare le protagoniste, riepiloghiamo il tabellino per la Casalgrande Padana che comunque raccoglie il meritato applauso del pubblico
Una rete messa a segno da Nicole Giombetti, 3 per Timei, Aileen, Sausa, Müller, 5 Francesca Franco, 12 i centri di Ilenia Furlanetto, migliore realizzatrice dell'incontro, 7 Simona Artoni, 1 Alessia Artoni, 5 Marianna Orlandi e 3 Gaia Lusetti. 4 su 4 ai rigori. Per la Iomi Salerno invece sono 11 i gol di Ilaria Dalla Costa, 3 Natasha Kernic, 6 Vittoria Romeo, 5 Lucila Maria Stettler, 4 Valentina Martinez Bizzotto, 2 Ramona Vesna Manojlovic, 5 Giuseppa Napoletano e 2 Katarina Tanaskovic. 8 su 8 ai rigori. Parziali 8-8 al decimo, 12-15 per Salerno al ventesimo, 19-19 alla fine del primo tempo, 30-30 al diciottesimo, 32-32 al cinquantesimo, fino ad arrivare al 37-38 conclusivo. Ora ci apprestiamo a vedere chi arriverà qui alla nostra postazione. Intanto il nostro bravissimo Carloni sposta, ecco perché anche in questa occasione lavoriamo in diretta, in piena diretta, in rigorosa diretta. Sposta il pannello con gli sponsor, aspettiamo Simona Artoni qui per la Padana e per Salerno Avram o chi per lei, perché ci eravamo lasciati con questa incertezza ieri. Adesso vediamo chi ci raggiungerà qui alla nostra postazione. Comunque avremo sicuramente una voce anche da parte delle campionesse d'Italia in carica questa sera, vittoriose qui al palazzetto Cheope, quando sono le 19:55 minuti primi. Lo ricordiamo dopo, se volete, se lo ritenete, vi potete collegare con la pagina Facebook della Pallamano Spallanzani Casa il Grande per seguire la contesa di A2 maschile tra Modula e Bologna United. Allora, Simona Artoni, buonasera, sei arrivata per prima e quindi cominciamo da te. Allora, grandissima prestazione questa sera, però è mancato un minimo per farla diventare memorabile. Cosa è mancato? Allora, vorrei dire innanzitutto che sono contentissima della mia squadra, abbiamo fatto una prova di carattere. Salerno è una squadra di un livello superiore, ma abbiamo dimostrato che con tanta forza, tanta grinta e tanto cuore possiamo arrivare a metterle veramente in difficoltà. Forse abbiamo perso un po' di lucidità, ma sono contentissima. Un po' di amarezza c'è comunque, e quanto potrà influire, possiamo dire, dal punto di vista psicologico anche in vista dell'imminente Coppa Italia? Influisce che c'eravamo tanto vicini, ci abbiamo creduto fino alla fine, ma con la testa adesso siamo già a Pontinia per la Coppa Italia, quindi forza e brave tutte, brave loro, ma brave soprattutto noi. Una partita così non te l'aspettavi, comunque era comunque insomma difficile prevederla, perché questo punto ha appunto quasi fino al termine, quindi oggi c'è comunque qualche cosa di molto incoraggiante nella Casagrande Padana. Assolutamente, come dicevo abbiamo fatto una prova super grintosa, in attacco siamo state molto bravi, in difesa pure, avevamo Asia non c'era, Mangone non c'era, tornavamo da un periodo molto difficile, quindi veramente contenta. In Coppa Italia ora, contro Pontinia, quali sono i segreti, possiamo dire, per battere Pontinia e che cosa temi particolarmente delle prossime avversarie a Salsomaggiore? Contro Pontinia dobbiamo sicuramente entrare in partita dal primo minuto, come abbiamo fatto in casa nel girone di andata. Dobbiamo essere lucide, patti in difesa e niente, andrà come andrà. Mille grazie a Simona Artoni, sempre frizzante, sempre spumeggiante, nonostante il risultato negativo. Grazie Simona, buona serata. Aspettiamo ora Elena Laura Avram, che dovrebbe arrivare per essere... è qua, Elena Laura Avram è qua. Ci dicono scusate, ecco, però lo ripetiamo, il bello della diretta, è così, sì. Senza sarebbe meglio, perché... Senza sarebbe meglio, però sentiamo poco. Elena Laura Avram, buonasera innanzitutto, complimenti per la vittoria, grande sofferenza, però forse più di quanto si potesse pensare. Certo, più di quanto si potesse pensare, perché 38-37 penso poche volte si vede nel campionato di A1. Oggi siamo scesi in campo solo per tirare la palla in porta, ma non per difendere, neanche per ritornare in difesa. Sono consapevole che è difficile dopo 6 settimane senza giocare dopo il Covid, però questo non è l'atteggiamento giusto. Non sono contenta della prestazione, però così penso che serve come una sveglia, perché penso che dobbiamo andare a giocare la Coppa Italia, serve un altro tipo di espressione della PDO Salerno.
La Casagrande Padana come la hai vista appunto questa sera, insomma, come ti è sembrata la formazione biancolossa? Ovviamente hanno giocato con più volontà, sono state tranquille perché loro non hanno, penso, non hanno avuto il peso. Si vede che hanno migliorato il giro di palla, anche la collaborazione con i pivot, ma è vero anche che noi oggi in difesa non esistevamo, quindi se avessi messo, penso, le under 17 in campo, penso che avrei visto molto più movimento. In Coppa Italia ora contro i Cellini Padova, che cosa c'è da temere in particolare delle, ecco, vostre prossime avversarie a Salsomaggiore? C'è da temere solo la mia espressione di gioco, la mia espressione della mia squadra, non le altre, perché è questo che paghiamo quando entriamo in campo per giocare per il vero valore, quando entriamo in campo e prendiamo sopra il piede la partita. Ancora una volta grazie mille a Elena Laura Avram, allenatrice della IOMI Salerno. E bene, così quindi quando siamo a un passo dalle ore 20, per l'esattezza sono 19:59, possiamo viaggiare verso la conclusione del collegamento con il palazzetto Cheope in Casalgrande, ribadendo quindi il punteggio finale: la IOMI Salerno ha prevalso sulla Casalgrande Padana col punteggio di 37-38, gara valevole per la 14ª giornata del campionato di pallamano femminile serie A1 Beretta. Il prossimo appuntamento con le cronache qui dal palazzetto Cheope è fissato, lo ricordiamo, per il 12 febbraio, quando la squadra guidata da Marco Agazzani affronterà le vicentine targate Guerriere Malo. Ancora una volta grazie mille per la vostra attenzione e a risentirci alla la prossima partita interna della Casalgrande Padana. Grazie mille ancora una volta, buona serata e a voi Milano!